Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della serie di strumenti musicali che so suonare della mia collezione di strumenti musicali. Oggi andremo a vedere un altro flauto, un'altra tipologia di flauto, il flauto armonico. Il flauto armonico è uno strumento per la musica, diciamo, popolare, sia italiana che non solo, ed è uno strumento in realtà costruito con un'imboccatura a fessura come il flauto dolce, e questi che vedete qua l'ho costruito io a mano perché non si trovano in commercio in questo modo, che hanno un'imboccatura a flauto traverso e sono di metallo tutte e due, ricavati da un tubo di metallo e poi forati. La particolarità del flauto armonico, che diciamo molti flauti armonici sono così, il fatto di non avere fori è appunto di funzionare con la tecnica degli armonici, che è quella di soffiare un pochino di più a mano che si vogliono tenere note più alte. E niente, io non vi posso dire se questo strumento è stato facile o difficile da un punto di vista di imboccatura, perché io li ho costruiti con un'imboccatura a flauto traverso. In realtà sarebbe ancora più facile suonarli se ci fosse stata un'imboccatura tipo quella del flauto dolce o del tin whistle, ok? In imboccatura a fessura, perché bisogna solo soffiare. Qua invece bisogna fare imboccatura come il flauto traverso ed è più difficile. Su questi strumenti che li ho costruiti io. Però sul flauto armonico tradizionale, che è un flauto dolce, è molto più facile. Quindi sì, è uno strumento abbastanza facile da suonare. O perlomeno bisogna capire però come funziona, come si producono le note. Cioè, io le note come faccio a cambiarle e a fare le note, a cambiare la nota? La nota la cambio grazie a quanta pressione metto sull'imboccatura. Quindi più pressione metto e più la nota sarà alta, e meno pressione ci metto, logicamente più sarà bassa la nota. E poi, per cambiare le note dovrò, chiudere e aprire questo foro, o anche semichiudere, a volte dipende. E il flauto armonico, ci ho registrato due video, uno con questo e uno con questo, dove ve li facevo sentire e vi dicevo un nuovo flauto armonico costruito a mano, ok? Però non ci ho mai suonato, ecco, che te dici ci ho fatto un assolo di flauto armonico su YouTube. Ancora no, ma arriverà qualche video su questo strumento, perché merita. Anche se è uno strumento abbastanza non tanto conosciuto e nemmeno tanto suonato, e se ne parla troppo poco, secondo me invece deve essere più divulgato, perché è uno strumento non da poco. E niente, questo video finisce qua. Sostanzialmente è stato abbastanza facile suonarlo, ok? E niente, spero che il video vi sia piaciuto e ciao a tutti.